Si è accasciata al suolo mentre si trovava in compagnia di alcuni amici che, presi dal panico, sono scappati via e hanno fatto perdere le proprie tracce. Il personale della Croce Rossa ha provveduto a trasportarla all'ospedale Salesi di Ancona. È solo l'ultimo episodio che vede protagonista una ragazzina di soli 13 anni che, vicino a Corso Mazzini, si è sentita male dopo un abuso alcolico. Scene di ordinario degrado nel capoluogo dorico, tanto da portare ad una mozione bipartisan in consiglio comunale, volto proprio ad affrontare il tema del disagio giovanile e dell'abuso di sostanze e alcolici, lavorare sulla prevenzione a livello regionale e intercettare i segnali prima che si arrivi al peggio, questo l'obiettivo. Certo, non è la prima volta che accadono episodi di questo tipo in città, basti pensare a quartieri sensibili come il Piano o la zona chiamata Piazza Paiola, Piazza Sigaretta, dove bande di ragazzini creano non pochi disagi ai residenti. Serve una cultura della legalità, dicono i cittadini anconetani, e maggiori controlli da parte di forze dell'ordine e gestori di bar e locali, i primi a dover essere responsabilizzati. Questi ragazzi lasciano sempre le bottiglie in giro, bottiglie di birra, bottiglie insomma di alcolici vari, e questo, cioè, è difficile, perché trovare una soluzione non è che 2 più 2 fa 4, purtroppo, e quindi sono giovani che vogliono vivere, secondo me, a mille, e quindi questa è la soluzione dello sballo. Il problema è di noi genitori, che le lasciamo fare quel che vogliono, perché ormai in casa comandano loro, noi dobbiamo solamente sorbire. Lei pensa, insomma, che maggiori controlli possano aiutare in questo senso? Senz'altro sì, però è dura controllarli, sì. Perché se poi li metti in mano a qualche, non saprei, a qualche ospedale per poterli far curare, quanto escono sono peggio di prima. I bar e i supermercati che questi ragazzetti cercano alcolici, bisogna che presenti un documento, carta d'identità. Vabbè, ce va uno grande, sono d'accordo, ma presenti il documento. E in più lì dipende anche dalle famiglie, come vengono tirati su. I genitori possono controllare fino a un certo punto, no? Se non ci sono ristoranti, bar che fanno dei controlli veramente con documenti, che poi anche lì è tutto limitato, perché se passano i documenti uno con l'altro, quindi sfidare la morte, è questa.